Io mi annoio? Guardi che io sono qui non per partecipare al festival cinematografico, ma per partecipare ad una manifestazione che sarà meno culturale, ma certamente più gioiosa, che è quella di un rally motonautico indetto da Dino De Laurentiis. Così un sardonico Alberto Sordi si divertiva a snobbare la mostra del cinema nel lontano 1963. L'archivio dell'Istituto Luce, da poco riversato su YouTube, ci offre una carrellata delle passate edizioni del festival, dimostrando come al Lido non sia cambiato poi molto dagli anni 30 del secolo scorso, giusto qualche testa coronata in meno e qualche voragine all'amianto in più, seppur frettolosamente ricoperta. Il ministro per la cultura popolare, Sua Eccellenza Alfieri, inaugura nel nuovo Palazzo del Cinema al Lido la quinta mostra internazionale d'arte cinematografica. Presenti le loro altezze reali il Duca di Genova e il Principe Cristoforo di Grecia, il prefetto, il presidente della Biennale, il direttore generale della cinematografia. Lo stesso interminabile elenco di autorità, la stessa disinvolta esaltazione di improbabili pellicole salutate come la rinascita del morente cinema nazionale e i cui titoli oggi nessuno ricorda più. La folla delle grandi occasioni si è data convegno per la presentazione dei Condottieri di Trenker, l'applauditissimo film che onora la risorta cinematografia italiana. Applausi e fischi, inviti alla sobrietà e al rigore oggi tornati di moda come nel 1964, in quella che passò alla storia come l'edizione dell'austerity. Una bella austerity però. Le grandi dive hanno disertato la mostra del cinema. Ci siamo dovuti accontentare di riprendere le stelline. Ma chi si contenta gode. Non siete dello stesso parere? È un lungo filo rosso che attraverso i decenni è giunto fino a noi, conciliando la ferocia dei critici con le velleità artistiche degli organizzatori, la noia. L'organizzazione del festival è stata fatta in modo tale che la manifestazione di 15 giorni si è svolta in un clima di noia piuttosto profonda. Chi si annoia, e io devo dire che il mio proposito è stato di annoiare questa gente, e spero che in seguito si annoia ancora di più, tanto da disertare la mostra di Venezia.